Salve a tutti e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Il case study di oggi si occuperà della elaborazione di una fonte dati esterna proveniente dal web. L'acquisizione di questa sorgente esterna verrà fatta con Microsoft Power Query e poi la relativa proiezione cartografica verrà fatta con Quantum GIS. Noi sappiamo che Power Query è uno strumento che consente di acquisire dati da una serie di fonti diverse. Se noi ad esempio andiamo all'interno del gruppo recupera dati esterni, vediamo che ad esempio c'è da file, da database, eccetera, e anche da web. Utilizzeremo come scusa i risultati delle elezioni regionali del 2010. È sufficiente andare in un qualsiasi motore di ricerca e scrivere elezioni regionali 2010. Attendere i risultati. Ad esempio prendere il sito di Repubblica. Perché Microsoft Power Query è in grado di estrapolare dati da questi siti? Perché Microsoft Power Query fa un'analisi del contenuto del sito e laddove trova dei contenuti tabulari le inserisce direttamente all'interno del foglio Excel, consentendo di farlo direttamente oppure di fare una serie di elaborazioni. Ad esempio in questo sito di noi sceglieremo una sola regione perché questi case study sono video tutorial guidati, ad esempio Umbria, per far vedere come potrebbe essere rappresentata cartograficamente diciamo, l'andamento di un'elezione. È sufficiente prendere e copiare doppio clic, CTRL C, l'indirizzo del sito web da cui si vogliono prelevare dati, andare in Excel, nel tab Power Query, gruppo recupera dati esterni da web. Abbiamo con CTRL C copiato il sito web, cioè l'indirizzo del sito web, è sufficiente fare CTRL V. Adesso Power Query compierà un'analisi della pagina web per vedere se ci sono delle strutture tabulari compatibili e le presenterà nel pannello a destra, consentendo all'utente o di sceglierle direttamente o di farci su una lavorazione. Vedete che all'interno del pannello strumento di navigazione sta navigando all'interno del sito web e sta verificando quali strutture informatiche sono compatibili con Excel. Ha trovato due strutture, vedete, una l'ha chiamata Table 0, una l'ha chiamata Document. Document non ci interessa, spesso fa così, trova delle strutture che non interessano. È per questo che ci fa il preview, per farci vedere ciò che ci interessa. Noi se selezioniamo Table perché è qui che ci sono i risultati delle elezioni. Vedete i candidati, vedete i voti. E poi vedete i partiti. Quindi noi facciamo, siccome non è possibile fare immediatamente, inserirli immediatamente perché bisogna compierci una lavorazione, facciamo tasto destro sopra l'oggetto e facciamo modifica per entrare direttamente proprio in Power Query. Si apre una finestra diversa, come in altri video all'interno di questi tutorial abbiamo visto che a tutti gli effetti il Power Query è un'applicazione diversa da Microsoft Excel ed esterna che ne integra le caratteristiche. Vediamo che ha aperto la struttura tabulare che ha trovato all'interno del sito di Repubblica. A questo punto la persona deve selezionare i campi e iniziare a lavorarci. Per esempio, noi che cosa possiamo fare? Possiamo decidere che questi campi qua non ci interessano, quindi control click per fare una selezione continua e multipla. Rimuoviamo queste colonne. Stiamo ripulendo, diciamo, una struttura tabulare che non era fatta apposta per andare in Excel e vediamo subito il tipo di dati, sempre controllare il tipo di dati perché è il tipo di dati che consente ad Excel e ad esempio a Power Pivot di creare delle strutture relazionali. Quindi verificare sempre se lo strumento ha associato il corretto tipo di dati. Per esempio, i candidati ha messo testo e va bene. I voti ha messo numero intero e va bene. La percentuale di voti numero decimale e va bene. I partiti testo, il totale seggi numero intero. Possiamo adesso procedere ad esempio all'elaborazione di questo campo perché vediamo che all'interno delle coalizioni ci sono più partiti. Soltanto per fare un esempio, possiamo utilizzare ad esempio la parentesi chiusa come elemento di delimitazione. E allora andiamo nel tab
home, dividi colonna, e gli diciamo che questa colonna deve essere divisa in più colonne in base al delimitatore perché contiene delle entità diverse che noi vogliamo in colonne e in campi diversi. Il delimitatore non è la virgola, selezioniamo personalizzato e facciamo parentesi chiusa. Ad ogni occorrenza del delimitatore, vediamo che cosa ci dice. Dice che utilizzando la parentesi chiusa come delimitatore verranno fuori 5 campi. Questo è soltanto un esperimento, però per capire, vedete, lui è riuscito a dividere il Partito Democratico dal Partito Italia dei Valori dagli altri partiti. Quindi già qualcosa di buono abbiamo fatto. Ci sono dei campi nulli, perché dei campi nulli? Perché non tutte le coalizioni hanno lo stesso numero di partito, ad esempio l'ultima coalizione ha solo un partito, quindi negli altri campi non c'è niente. Diciamo che ci possiamo accontentare, per non perdere troppo tempo con Power Query, di questo tipo di operazioni, i cui passaggi sono stati tutti correttamente elencati qua. E adesso andiamo, come sempre, con il tasto chiudi e carica in chiudi e carica. Stiamo dicendo allo strumento: abbiamo terminato l'elaborazione del sorgente di dati esterni e adesso me lo devi mettere in Excel. Vediamo che questa struttura tabulare, che prima era all'interno del sito di Repubblica, adesso all'interno del nostro foglio numero 2 di Excel. Possiamo iniziare a lavorare anche qui e dire, ad esempio, per semplicità, eliminiamo i campi dei partiti diversi. Per semplicità, noi di questo video tutorial diremo centro-sinistra, centro-destra e UDC. Quindi eliminiamo tutti i campi che non ci interessano, anche se lui correttamente ce l'aveva segnalati. E lasciamo, per esempio, questo campo, che sostituiamo con CS, centro-sinistra, perché il quantum GIS ha delle difficoltà a gestire delle etichette troppo lunghe a livello cartografico. Qui metteremo CD per indicare centro-destra e qui metteremo UDC per indicare il terzo partito. Come sempre, ogni qualvolta voi analizzate ed acquisite dei sorgenti esterni, sempre ricontrollare il tipo dati, perché è questo che è veramente strategico. Quindi controlliamo, andiamo a dato, vedete, ai candidati il generale, e a noi invece in realtà interessa specificare che è testo. Poi ha dato ai voti generale, e noi invece metteremo che generale va bene, vi spiegherò dopo perché, perché i punti delle migliaia che vengono assegnati da numero mettono in difficoltà QGIS, che non mi riesce ad analizzare bene i flussi. Lasceremo anche generale qui, basta che ci sono i due decimali, poi mettiamo testo sui nomi, il nome dei partiti, e poi decidiamo di mettere ovviamente numero sul numero dei seggi, che ci può interessare o meno. Rinominiamo i campi e scriviamo nome, ad esempio candidato, candidato. Poi i voti va bene, qui ci scriviamo percentuale, cioè la percentuale in base al totale dei voti. Già qui capiamo che alle elezioni 2010 in Umbria il centro-sinistra ha vinto perché ha preso il 57% dei voti, mentre il centro-destra il 37%. Poi qui ci mettiamo nome partiti. Nome partito, meglio forse, e qui i seggi assegnati all'interno del Consiglio regionale. Va bene? Io direi che questa tabella è abbastanza pulita. Vediamo che a destra Power Query ci continua a ricordare da dove proviene. Proviene da questa tabella che è all'interno del sito di Repubblica, molto interessante. Quindi, da dove proviene questa tabella Excel? Proviene da una query effettuata non all'interno di un sorgente esterno del nostro sistema, ma a causa dell'elaborazione di un sorgente esterno in un sito web. Possiamo anche andare a sincerarci sul tab progettazione, di quale sia il nome. Vedete, gli ha dato un nome generico e noi scriviamo per esempio Umbria 2010, quindi stiamo dando all'oggetto tabella, che è questo qua, il nome Umbria 2010, e lo verifichiamo anche nel tab formule all'interno del pannello degli oggetti di classe nome. Vedete, è proprio diventato. Per poterlo dare come, diciamo, feed, cioè come sorgente dati a QGIS, adesso noi dobbiamo salvare questa tabella in un formato che si chiama comma separated value, cioè separato da virgole, perché più semplice è, meglio è per QGIS. Quindi che cosa facciamo? Andiamo nel file, nel tab file, facciamo salva con nome. Abbiamo messo una cartella nel desktop.
la selezioniamo, ci abbiamo scritto elezioni 2010, e mentre il pannello automaticamente ci propone il formato XLSX, noi dobbiamo scegliere in realtà CSV, cioè lo stiamo trasformando in un file di testo separato da virgole perché è questo che QGIS, il programma cartografico, riesce a comprendere. E lo chiamiamo elezioni 2010. 2010. Lo salviamo. E ci avverte di questo fatto. Il tipo di file selezionato non supporta cartelle di lavoro contenenti fogli multipli. Effettivamente il file di testo separato da virgole desidera soltanto un documento e per noi va bene. Poi ci sarà un secondo errore e dirà le caratteristiche del foglio Excel non entreranno all'interno del file di testo, ad esempio l'oggetto tabella, i filtri. E anche questa cosa ci va bene perché più semplice è meglio è. Noi lo stiamo semplificando al massimo, tant'è vero se andiamo a vedere. Vediamo il file appena creato, facciamo tasto destro e lo apriamo con il programma più semplice che c'è in Windows, che è Notepad. Vedete che è diventato semplicemente un file di testo, viene definito separato da virgole anche se è separato da punti e virgole, in cui i campi, i field, sono separati da punti e virgola, nome candidato, voti, percentuale, nome partito, seggi e sotto i valori. Per